Presentate nella mattinata di venerdì 26 luglio presso la sala stampa della Regione Piemonte, le concorrenti piemontesi che fanno parte della squadra italiana che parteciperà ai campionati mondiali dei mestieri WorldSkill in programma del 22-27 agosto a Kazan, in Russia. Orgoglio per la Regione Piemonte, come ha sottolineato Elena Chiorino, assessore regionale alla formazione professionale. Tantissima soddisfazione, grande orgoglio, grande emozione. Tanta soddisfazione anche perché stiamo dimostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, oggi c'è davvero l'evidenza dell'eccellenza della formazione piemontese. Abbiamo due rappresentanti, del nostro Piemonte che si sono formati appunto, in questa regione e che oggi arrivano a competere a livello mondiale. Di conseguenza, tutti da un lato a fare il tifo per loro e dall'altro sappiamo bene, evidentemente dobbiamo essere consapevoli di quanto sia di alto livello la formazione piemontese. Proseguiremo su questa strada. Un modo per riaffermare che ogni mestiere ha la propria dignità, ha dichiarato l'onorevole Claudia Porchietto, presidente del comitato WorldSkill. Grandissima soddisfazione, mi fa molto piacere di essere oggi con l'assessore Chiorino a presentare le due ragazze che porteranno la bandiera piemontese ai campionati mondiali dei mestieri. E credo che sia un passaggio significativo e un messaggio importante per i tanti ragazzi che credono che imparare un mestiere non sia così altamente qualificante. Invece, ragazzi, credeteci, è una grande opportunità. Il mondo del lavoro passa dai mestieri, passa dalle competenze, passa dalla professionalità e queste ragazze ce ne stanno dando un grande esempio. È una grande soddisfazione per me che avevo iniziato questo percorso tanti anni fa e che oggi cedo come testimone ad Elena Chiorino. Mi fa veramente molto piacere vedere queste ragazze. Sono certa che faranno un grande percorso ad agosto e a settembre saremo qua per festeggiarle. Non poteva mancare alla presentazione Gian Pietro Ferrarese, responsabile WorldSkill Piemonte. È la prima volta che due competitor piemontesi partecipano a una competizione mondiale, alla cosiddetta Olimpiade dei Mestieri. Quindi è un grande orgoglio per l'Agenzia Piemonte Lavoro, che organizza le selezioni a livello regionali, poter organizzare un team di competitor che incontrerà a Kazan, in Russia, a metà agosto, altri 1.400 competitor provenienti da 70 paesi del mondo. Noi selezioniamo i migliori giovani che provengono dalla formazione professionale piemontese e dagli istituti scolastici, dagli istituti tecnici soprattutto. In Piemonte abbiamo disciplinato 11 professioni, su questi 11 mestieri i ragazzi si confrontano in 3 giorni di prove. E durante queste competizioni vengono selezionati i migliori ragazzi che poi vengono formati per la partecipazione alle successive competizioni, che sono le nazionali e le internazionali, quindi campionati europei e campionati mondiali. Con grande, diciamo, soddisfazione, nel 2016 abbiamo vinto una medaglia d'oro ai campionati europei in Svezia con la nostra competitor Denise Giacosa nel mestiere dell'hauteur réception. A sfidare gli altri competitor, Laura Canevotti, novarese di Borgomanero, medaglia d'oro ai campionati nazionali di Bolzano 2018 per il mestiere di beauty therapy. Allora, sono Laura Canevotti e sono medaglia d'oro in estetica, ho vinto i nazionali e svolgerò nei 4 giorni svolgerò diversi trattamenti, da trattamento viso, corpo, epilazione e verrò valutata sia nella pulizia che nella tecnica dei trattamenti e nelle tempistiche. Ho sempre svolto diversi trattamenti nei giorni di gara e non pensavo di vincere, non me l'aspettavo, quindi è stata una bella emozione. Spero di comunque di raggiungere un buon risultato. Nella squadra italiana anche Denise Giacosa, cuneese di Monforte d'Alba, medaglia d'oro ai campionati Euroskill di Göteborg 2016 per il mestiere di hotel receptionist. Mi chiamo Denise Giacosa e sono un'hotel receptionist. Ho vinto la medaglia d'oro al campionato europeo di Göteborg. Allora, in sostanza consiste nel mio lavoro simulato, ovvero tutto ciò che può accadere in un albergo. Quindi ci sono degli attori che simulano di essere dei clienti e io devo fare check-in, check-out, qualsiasi richiesta che può venire, che sia una sveglia, informazioni turistiche o complain, quindi qualcosa che è andato storto durante il soggiorno di qualche cliente e devo cercare di risolvere queste situazioni. Diciamo che viene valutato il miglior receptionist, chi sa fare meglio il suo lavoro. La medaglia è stata vinta a Göteborg nel 2016.